You lost my trust when you faded away. I couldn't bear it when I saw you with him that day. Buongiorno. Torniamo con un bel video haul. Io fra qualche giorno compio gli anni, mia madre non sa cosa regalarmi ogni volta, quindi mi ha detto comprati qualcosa che ti piace e questo è il mio regalo di compleanno. Secondo voi cosa ho comprato? Yankee Candle, naturalmente. Questo è il pacco, quindi è un video haul Yankee Candle. Questa volta ho fatto acquisti da un rivenditore che fa parte del nostro gruppo, che ha un negozio a Pavia all'interno di un centro commerciale, penso si chiami Cart, C'Art. Dunque lui non è uno di quelli che insomma pubblicizza tanto su un gruppo il suo negozio. Io vi metterò qui sotto il link della sua pagina personale Facebook, perché non ha altro, se volete info da lui, perché da quello che ho capito entro breve dovrebbero aprire il negozio, lo shop online. Penso marzo, comunque vi farò sapere in corso d'opera, diciamo quando aprirà, eccetera, eccetera. Io intanto ti ringrazio, Riccardo, velocissimo, praticamente secondo me sei andato l'altra notte, tanto vedete passare lo schifiguri, che ora faranno una confusione della Madonna, ecco. Vabbè, vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, innanzitutto mi è arrivato, tutto con un caro bigliettino in cui mi ringraziano per l'acquisto. Mi è arrivata anche, naturalmente rilasciano lo scontrino fiscale, mi è arrivato anche questa cartolina con le nuove fragranze. Questa cartolina è particolare, cioè vi pare? Pare che lo fa apposta, ora si mangia le tende, voi la vedete? No, per dire, boh, vabbè. E se grattate praticamente riuscite a sentire la fragranza che avete grattato. Io le avevo già sentite tutte e quattro, praticamente ve ne ho già parlato di questa linea, la linea My Serenity, e niente, io ho tutta mattina che gratto, che sembra che, non lo so, è troppo bella questa cosa. Grazie anche di questo. Allora, vi dico cosa ho preso. Io è un po' di tempo che la Yankee Candle ha fatto uscire questi nuovi bruciatori che si chiamano Shelter Piece, penso di, spero di pronunciarli bene. Sono un nuovo metodo, diciamo, di combustione delle loro fragranze, perché vabbè, come tutti i bruciatori elettrici che già c'erano, non necessitano di, vabbè, di candele, cioè quindi di fuoco vivo, ma necessitano della presa elettrica. Vi faccio vedere, io ho resistito finora per un semplice motivo. Uno, non amo tantissimi bruciatori elettrici, perché per me l'atmosfera della candela è impagabile. Che sia T-Light e quindi il bruciatore del normale Yankee Candle, o che sia la giara, per me è troppo bello. Quindi, insomma, vi dicevo, ha un costo. Ha un costo abbastanza elevato. Diciamo che queste melt, che permettono appunto di cambiare la fragranza senza dover mettere in freezer, fare, disfare, sono queste. Ora ve ne ho presa una, ad esempio, la Madagascar Orchid. Vedete, sono fatte così, e ora vi faccio vedere un bruciatore che ho preso. Vabbè, imballato benissimo anche questo, a prova di Bartolini, questo era SDA. Io non so voi, ma a me i corrieri mi maltrattano sempre. Questo si è messo ultimamente, che è cambiato, che mi suona. Io ho il videocitofono, no? Per fortuna abito pianterreno, se no dovrei lanciarmi giù, perché mi suona e mi dice: sono corriere, fai presto. Cioè, mi mette un'ansia incredibile. Io esco, come mi trovo, e va bene. Allora, un attimo, se no lo rompo in diretta e facciamo una bella figura. Io vi dicevo, avevo resistito finora perché non tutte le fragranze di Yankee Candle sono uscite in questa versione. In questa versione qui. Quindi, tra le mie, ce n'erano tante che mi piacevano anche in questa versione, ma la mia preferita in assoluto, Soft Blanket, non era uscita, e quindi diciamo che io non potevo sopportare di usare questo bruciatore senza la Soft Blanket. Ora, l'altro giorno, in concomitanza con l'uscita praticamente della fragranza in Melt Cup Soft Blanket, è uscito anche questo nuovo bruciatore, del quale io mi sono innamorata perdutamente, appunto lo Shelter Piece. Ora ve lo faccio vedere aperto. Qualcuna di voi mi ha chiesto
quanto è grande, perché non si riesce a capire effettivamente dalle immagini che ci sono su internet. Quindi adesso io lo apro e vi faccio vedere. Eccolo qua aperto. Questo, vedete, è elettrico, è abbastanza lungo anche il filo, ma io questo lo voglio utilizzare soprattutto in sala e in cucina. Vedete, è bianco, non è completamente liscio, ma è ruvido. Qui all'interno c'è l'alloggiamento appunto per le Melt Cup e la scritta Yankee Candle. Molto, molto, molto semplice e lineare, però per me è il più bello mai uscito. Ero indeciso fra questa, decisa fra questo qui e l'altro che non so come si chiami, questo si chiama Elizabeth. Che era quello fatto sempre naturalmente in pietra, credo, o in ceramica. Sembrava come un cestino, quindi intagliato. Si adattava molto anche quello al mio arredamento, ma questo qui mi ha fatto impazzire. Ve lo confronto con una giara grande vuota per farvi vedere quanto è grande. Più o meno la grandezza è questa qui. Dunque, funziona così, appunto, vi dicevo, si alloggiano, quindi naturalmente si leva la parte di sopra, che poi è richiudibile perché sono delle scatolottine, si alloggia qui senza appunto il coperchio, si attacca e questo dovrebbe rilasciare una fragranza che dovrebbe durare fino a penso 24 ore, 25 ore, non me lo ricordo quante ore di combustione dica la Yankee Candle. È 61 grammi e da quello che ho potuto sentire in giro dovrebbero essere molto 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 persistenti. Molte persone hanno utilizzato questo bruciatore, anche lo farò anch'io, una volta terminata la cup, mettendoci anche, insomma, una tartina normale, pezzi di votivo, pezzi di jar, quello che insomma a uno pareva. Io avevo bisogno di una cosa, soprattutto in sala, che facesse un forte profumo, che fosse pratica da cambiare, soprattutto perché io ho sala con cucina che non hanno una chiusura, cioè quello che separa la sala dalla cucina a me è quel mobile che vedete qua di dietro. Dunque io quando cucino i topi morti, viene un po' di odore in casa e io sì, con le tart riesco ad ovviare a questa cosa, però avendo sentito dire che questi sono veramente forti, ho cercato questa soluzione. Poi vi ripeto, prima o poi ci cascavo anch'io, anche perché ultimamente ho un rapporto strano con le jar, io sto iniziando a detestarle per vari motivi, ma credo che vi farò un video a parte in cui vi parlerò di questo mio problema con le jar che ultimamente mi stanno diciamo un po' scocciando, pur essendo stupende. Vi faccio vedere brevemente le mail che ho preso. Allora, vabbè, questa l'avete già vista prima. Dunque, queste hanno un costo di 5,99 euro, cioè prezzo fisso imposto da Yankee Candle per tutti i venditori, a meno che non siano in saldo. Ecco, in Italia costano questa cifra, però diciamo che per quello che promettono, in teoria, non essendo come una tart che la puoi spegnere e accendere quando ti pare, non puoi spegnere e accendere quando ti pare perché perlomeno personalmente per me perde odore, queste dovrebbero innanzitutto profumare molto di più e poi comunque conservare la sua fragranza all'interno, perché comunque si richiudono e rimangono lì dove sono. Ho preso poi Clean Cotton, vabbè, ho preso quelle che a me piacevano di più tranne una che ho deciso di testare nuovamente perché io adoro questa fragranza, cioè per me è una delle migliori. Naturalmente, Soft Blanket, non una ma due, per stare sicura, perché questa sono certa che l'adorerò. E poi ho preso una Vanilla Cupcake. Io questa l'avevo presa, la Vanilla Cupcake in versione tart, tanto e tanto tempo fa, proprio all'inizio della mia passione Yankee Candle, quando non conoscevo le fragranze, feci un ordine online, mi ricordo, e ci infilai anche una di queste. Ricordo che l'avevo accesa e non mi piaceva per niente, la trovavo troppo forte. Il mio naso è cambiato fortemente da allora, soprattutto nella percezione degli odori, dell'intensità degli odori, quindi ho deciso di riprovarla perché comunque la fragranza in sé per sé non mi dispiaceva, la trovavo troppo intensa allora, quando ancora i livelli di tossicità nel mio sangue erano normali. Ho preso poi una Pink Dragon, sì, va bene, buonanotte, Pink Grapefruit, che è quella che praticamente sì, dovrebbe essere pompelmo rosa, ma in realtà ha un profumo per me molto buono, che somiglia, cioè, tipo lo svelto, cioè per i piatti. Ecco, io queste sono, c'era anche la Sicilian Lemon tra le nuove uscite, le nuove fragranze in questa versione, quindi sono stata tentata per vedere come si comportava con lo Scentrepiece, però ho deciso di prendere questa perché mi era molto piaciuta, appunto per il motivo che vi dicevo prima. Mi piace poter mettere appunto
all'interno dello centerpiece la melt, farla andare per un po' per far andare via l'odore appunto magari di cucinato, quello che c'è in cucina, e poi poterla spegnere tranquillamente senza dover aspettare insomma le ore di combustione di una jar, eccetera, eccetera. E io ho finito qui con i miei acquisti, mi ha fatto poi dei simpaticissimi, anzi non simpaticissimi, dei grandissimi omaggi che non mi aspettavo, perché mi ha regalato un votivo di peony e un votivo di lemongrass, quindi sono due delle nuove fragranze. Adoro e sto adorando sempre di più anche peony, perché ne sto bruciando, cioè della tarte ne brucio dei pezzettini minuscoli, mi invadono la casa. Ha un'intensità questa veramente veramente fantastica. E mi sta piacendo sempre più. E poi, graditissima a me perché è una delle mie fragranze preferite, soprattutto in tart, è Childish. Io ho finito, ho già chiacchierato anche troppo. Vi ringrazio tantissimo per insomma che mi seguite sempre, anche se parlo sempre di Yankee Candle, ma comunque chi mi segue è drogato peggio di me. Ringrazio ancora per l'ennesima volta Riccardo per la gentilezza, come video finisco qui e vi saluto. Ciao ciao!